mio canale, io sono Ember the Gamer e oggi siamo tornati su Ark Crystal Isles. Nello scorso episodio abbiamo iniziato a testare una mod che ha aggiunto un sacco di nuove creature fighissime, cristallosissime, bellissime sulla mappa. E così abbiamo catturato due Crystal Paracer. Oggi invece dovremo vedercela con una bellissima coppia di grifoni a cui piace tanto tanto fare il giro tondo. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti se questa mod vi sta piacendo e ora buona visione! Dov'è la mia base? Ah, ok, non era ancora comparsa. Per un attimo mi sono impanicata molto. Oh, eccoci qui. Ciao patatoni, come state tutti quanti? Allora, fammi liberare intanto l'optero qui. E direi che prima ci facciamo un giro. Aspetta, fammi fare un giro di perlustrazione con Crypto. O andiamo direttamente col grifone in realtà. Però il grifone è lento. Molto lento. Allora aspetta, dai, andiamo col grifone, non ha senso fare mille volte avanti e indietro. Dammi ancora un po' di... guarda il fucile che è quasi del tutto danneggiato. Meno male che ne abbiamo un altro, anche questo mezzo danneggiato. Fammelo riparare. E che qua non so se è abbastanza metallo, Cribbio. Guarda che si sono incasinati tutti anche qua. Che è successo, ragazzi? Ti prego, dimmi che posso. Sì. Sì, grazie. Meno male, non avevo voglia di farmi di nuovo il viaggio all'altra base. Ok. Allora, un po' di carnina tu ce l'hai. In arco non penso me ne servano troppi. Al massimo facciamo in fretta a tornare qui. Spero. Cosa c'hai, sete, Cribbio? E dai, dai. Andiamo in esplorazione con Zena, con il nostro grifone. A caccia di altri grifoni e vediamo, visto che da qui possiamo sparare, se per caso riusciamo a prendere direttamente così le bestie. E altrimenti ci affidiamo al piano con l'optero sacrificabile da usare come esca per portare tutti alla gabbia. Dovremmo esserci, giusto? La zona è questa. In questi anfratti. Sì, 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 vedo i nidi. Vedo i nidi. Quanti nidi. Guarda quanta gente che c'è lì. Guarda quanta gente che c'è lì. Però nessuno mi sembra. Non mi sembrano Crystal. Mi sembrano tutti grifoni normali. Aspetta. Aspetta. Parlato troppo presto. Guarda lì che colori. No, non ci vedo una cippa. Ho visto Crystal per un attimo. C'è l'ala della bestia qua. No, no, dai. Una femmina Crystal 127. Che bella. Ma è bellissima! Ok, allora, quella è molto papabile. Qua sotto, ce n'è uno che è blu, tipo, ha le ali blu. No, dai, ti prego, grifo. Un maschio 118, bellissimo. Un maschio 118, bellissimo. Molto, molto bellissimo, ok. Ok. No, 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 mi stanno inseguendo tutti tranne che il maschio. No, 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 Lillo. Deve venire solo uno. No, no. Eccolo, eccolo lui, 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 voglio lui. Ah, quanti, quanti, troppi, troppi, troppa gente, troppa gente. No, no, mi sta seguendo troppa gente. Guardali lì, guardali. Vabbè, almeno li abbiamo fatti uscire dall'anfratto. Porca miseria, non demordano però i signori, eh. Ok. Ok, adesso sono lì in giro, molto bene. Vediamo qual è. Quali sono i nostri. Allora, questo è un maschio 43, no? Una femmina 21. No, ma dai, ma gli altri. No! No. No, io ho visto distintamente quel maschio bellissimo con le ali blu che ci seguiva. Quindi sono sicura che è qua. Eccolo lì, infatti. Eccolo lì, eccolo lì. E ci mancava anche la tigre, capito? Vieni Cici, vieni solo tu. Gli altri non mi stanno seguendo, no? Tu sì? No, 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 mi devi seguire però. Ai, 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 però ci colpisce, però ci colpisce. Così non facciamo in tempo a girarci. Aspetta che ci sono gli altri qua. Oh, vediamo così.
Colpisce, ci colpisce. Ah! Però anche noi siamo riusciti a colpire lui una volta. Vieni per di qua, vieni per di qua, vieni per di qua. Allontanati da lì, dai, che non mi piace quella zona. Ok. Per fortuna si distrae veramente tanto tanto facilmente. Cioè, nel senso, basta che ci allontaniamo veramente poco e lui già si è dimenticato di noi. Sì, però così la faccenda è veramente lunghetta. Mi sa che è meglio usare la... No, 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 aspetta, 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 aspetta. Aia, aia, vabbè, un paio di colpi li possiamo anche subire. Vieni qua. Mi sa che è più facile se usiamo la gabbia. Molto più facile. A parte che ora ci sta girando intorno ma non ci sta colpendo, va bene. Sì, però questo giochino potremmo non farlo sopra l'acqua magari. Vabbè che tanto fuggirà, io presumo. Prima di svenire, giusto? Ma non è che mi sveni in acqua, davvero? No, giro giro tondo, molto carino. Mi sta venendo un po' di mal di testa, però, ok. No, no, cribbio. Mancato, non spacchiamo dardi, dai. No, tu non mi svieni in acqua, dai. Che ci siamo incantati così bene in questo punto. Non voglio spostarmi, rischiando che finisca questa magia. No, dai, fugge. Io sono convinta del fatto che lui a un certo punto fuggirà. E dai, ma l'avevo colpito, dai. Non è giusto. Ma non è giusto! Non colpendo, ho colpito il parasar. Aspetta. Forse ha smesso. Sì, sta fuggendo. Sta fuggendo. Abbiamo finito la maledetta stamina, Cribbio. Ah, però atterra anche lui, aspetta. Aia, aia, aia. Ok, vediamo se si incanta di nuovo. No, aia, no, decisamente non si è incantata. Sto giro ci colpisce male. Però lo colpiamo anche noi, però lo colpiamo anche noi. Dai, resisti, Grifo, resisti, Zena. Non ci sto capendo veramente una mazza. No, questo giro tondo non mi sta piacendo più, eh. Fa venire molto mal di testa questa cosa. Però vabbè, dai, aspetta, aspetta, sta funzionando. È così assurdo che sta funzionando. Ora stiamo finendo la stamina, sarà bruttissima la cosa, però vabbè. Non pensiamoci finché non ci si pone il problema. Oddio, mi sto sentendo male, mi sto sentendo male. Lasciamo che ci giri in tondo lui, perché sennò veramente ci vomito tutto. Là, si è di nuovo incantato, molto bene. Molto bene, ci piace quando fa così questa creaturina. Ma guarda che colori bellissimi che ha. Cioè, ma se può davvero fare i cuccioli è stupendo, cioè non vedo l'ora di vederli. Urla che fugge. Ah no no, finta, finta. Ci sta attaccando frontalmente, siamo mezzi dentro di lui. Dannazione, tra l'altro. No, 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 ci sta facendo molto male. Ci sta facendo molto male adesso. Cavolo, questa roba che gli compare intorno li potenzia molto, li velocizza e li rende molto più cattivi e aggressivi. Oh mio Dio. Scusa, non lo faccio più. Ho pochissimi dardi, peraltro. No, 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 Lillo, Lillo, ti prego, scusami, scusami, non lo faccio più, non lo faccio più. No, dai, non mi ammazzare il mio grifo, poverino. Non c'entra niente, è stata tutta un'idea mia, te lo giuro. Aspetta, forse ci gira intorno di nuovo senza farci male. Però è un casino da prendere, Cribbio. Ma quella cosa cos'è? È un drago? No, ma quello è un drago? Dov'è il grifone? Ah, laggiù, laggiù, sta arrivando, sta arrivando. Aia, 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 tanto male, tanto male. Via, 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 seminiamolo, seminiamolo. Mi sa che torniamo con l'optero, mi sa che torniamo con l'optero. Ok. Ok, forse ha deciso di lasciarci in pace. Sì, 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 ci sta ignorando. Dicevo, cos'è quella cosa lì? Cos'è? Ma è un drago? Ti prego, è un drago. È un drago, è bellissimo. No, ma deve essere una cosa aggiunta con questa mod.
Però non mi compare il nome, ma è bellissimo! No, dobbiamo averlo, devo informarmi come. Cioè, devo capire se va addormentato, in che modo va addomesticata sta bestia, la voglio. La voglio, dannazione, non c'era nella wiki quest'info. Ok, direi piano B, andiamo con l'optero. Andiamo con l'optero e usiamo la gabbia, molto semplice. Molto semplice e molto veloce soprattutto. Ok, finalmente è di nuovo mattina. Noi abbiamo risistemato un attimino la gabbia perché avevo tolto tutti i tetti, ho dovuto rimetterli. Quindi noi ora andiamo ad attirare i nostri crystal grifoni. Li portiamo fino a qui, entriamo, loro entrano, noi usciamo, in teoria. E poi ovviamente dobbiamo richiudere. Va bene, ce la possiamo fare, l'abbiamo già fatto. Solo che appunto hanno questa nuova funzione. Guarda, non si è spostato il maschietto, molto bene. Molto bene. Ok, ciao Cicci. Ah, sì, si è accorto di noi. Vediamo di non andare troppo veloci, che questi si distraggono. Però neanche troppo piano, neanche troppo piano. Ok, sì, dovevamo fare così fin dall'inizio. Abbiamo sprecato un sacco di tempo. Dimmi che sei dentro. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Aspetta che vado a chiudere, aspetta che vado a chiudere, aspetta che vado a chiudere. Aiuto, 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 aiuto. È dentro. Sì, però non alzare sto polvere, non ci vedo una cippa. Alla cieca devo sparare, non ci vedo niente. Guarda che casino che sta facendo. Sì, dovevamo fare subito questa cosa. Abbiamo sprecato tempo, abbiamo sprecato dardi e non aveva senso. Però vabbè, volevo provare col grifo, prendere un altro grifo. Insomma, il test andava fatto. Allora, si sta già infervorando il signore. Che vedo tutte le scie, le lucine luminose, le cose luminose. Quindi in teoria diventa più cattivo, più forte, più veloce, più tutto. È un più infinito. Almeno così, con questa tecnica, oltre a non sprecare tempo, energie, aia. Però prendiamo schiaffi lo stesso. Sprechiamo meno dardi. Antipaticone, mamma mia. Cioè, manco ti stessi sparando in faccia. Insomma, sto cercando di beccare di lato. Ecco, sono anche educata. Che se non te lo meriti, mi lasci stare la colonna che mi servirebbe per altre bestie. A me sta trappola. Puoi prendertela con te stesso per essere stato così scemo da essere entrato in questa trappola, scusa, invece di prendertela con le mie colonne. Ne, si è addormentato. Ciao. Cioè, sembra più morto che addormentato. Che ansia, va bene. Ciao. Ma è bellissimo, gli occhi viola. Aspetta. Ti do questo e ti do un paio di questi. Anche se il torpore scende a una lentezza esasperante. No, ma guarda, c'è gli occhi viola. Ma è bellissimo. Ed è un 118. Che meraviglia. Fammi vedere queste ali bellissime. Aspetta, proviamo a salirci sopra. Oppa. Yes, ci sono salita sopra. No, ma sono bellissime. Peccato che ora il colore non... eccolo. Il colore è questo qui. Non rende bene perché ho tutte le lucine intorno. Però, no, che bello. Oddio, non vedo l'ora di provarlo. Ma, tu lo mangi, questo? Non sta mangiando. Ma forse, aspetta, non gli è ancora scesa la fame. Gli provo a dare due narco. Stimolano l'appetito. Non lo so, non capisco. Vado a prendergli gli altri cristalli. Non lo so. Intanto per la sella del para ci serve pochissima roba. Possiamo anche costruirla qui e poi portarla laggiù. Anzi, mi sa che faremo proprio così. Sì, però puoi mangiare. Mi puoi dare un segno che questa cosa funziona per addomesticarti, per favore? Così io me ne posso andare tranquilla a fare altre cose. Vabbè, ascolta, dai, tanto sono qua sotto. Così. Guarda la banda di raptor. Se si deve venire a rompere le scatole di là nella mia base, cos'è quello? Ah, è un avvoltoio, ok. Ma dall'alto mi sembrava una bestia strana. No, ma quel drago che abbiamo visto prima. Ma porca miseria, ma devo capire come catturarlo. Ma è bellissimo. Vediamo se riusciamo a farci la sella del para. Ci manca pelle. No, tranquillo, ne ho. No, guarda, tutta la pelle del mondo ci abbiamo qui.
Ah, me ne fa fare due, molto bene. E facciamone due. Ma, scusate, voi due non avevate anche un figlio da qualche parte? Ah, è laggiù! È qui dietro! No, deve essere successo qualcosa. Deve essere arrivata qualche bestia a rompere l'anima. Che sono tutti incasinati. Ma il Giga? Dov'è il mio Giga? Laggiù insieme ai Rex Tech e a un Raptor. Sì, decisamente qualcuno è venuto a rompere l'anima. Vedi, non ha senso sistemarli i dinosauri. Non ha senso. Bisogna lasciarli incasinati. Che tanto. Oh, molto bene. Si è addomesticato. Perfetto. Allora gradiva quei cristalli. Oh, ciao. Che meraviglia. No, che meraviglia. Aspetta, quanti ne hai consumati? Tutti e cinque. E la Peppa, Lillo. La Peppetta. No, vabbè, guarda che bello che è. Ma è stupendo, lo adoro, mi piace moltissimo, c'ha tutti i cristalli in testa. Guarda! No, vabbè, ma è troppo bello. È troppo bellino. Ok, aspetta, aspetta. Allora, io voglio provare assolutamente a vedere se riesco a fare quella cosa quando gli compaiono tutte le cose. Tutte le lucine intorno, no. Così? No? Soliti attacchi, così? No? Come cacchio lo faccio l'attacco super mega iper? No, mi devo informare come fare la mossa. O forse è una cosa che compare quando iniziano a essere deboli. No, dai, secondo me è una mossa che si può... Gliela si può impostare. Gliela si può impostare, dai, sì, sono convinta di sì. Ok, va bene, allora andiamo a prenderci la femminuccia. Vieni ciccio anche tu nella sfera Poké. Molto bene, che bellino. Ora mi sa che con l'Optero ci facciamo un giretto un pochino più lungo. Ho lasciato niente? No, avevo preso tutto, bene. Che voglio... Voglio vedere se troviamo qualche colore ancora più interessante di questo. Qui c'è un Parasaur, ma è... È normale, cioè è normale, è classico di Ark, ecco. Non quello della mod. Aspetta che c'è, forse c'è la femminuccia, quella bellina di livello alto qui. È quella lì, ce n'era una di livello basso. No, questo è un maschio 21. Aspetta però. Scusa. No, che bellino che è. È carino, è carino. Vediamo di non farci notare, però, che non ho voglia di fare i mille inseguimenti inutili. Forse è quella? Vediamo. C'era una femmina di livello alto che avevamo visto? No, questa è il maschio 43. No, allora me la sono sognata la femminuccia di livello alto. Può darsi. No, qua però sono tutti normali. Cioè, sono tutti standard i grifoni, non ce n'è di quelli della mod. Laggiù, laggiù, laggiù. Oh, anche qua dietro, anche qua dietro. Aspetta, aspetta, però non facciamoci notare, però non facciamoci notare, però non facciamoci notare. Aspetta, aspetta, aspetta. Ci siamo, fine tutta la stamina. Mi stanno inseguendo tanto, mi stanno inseguendo tanto. Recupera la stamina, veloce, veloce, veloce. Ok, via, 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 via. Scusa, scusa, scusa. Hai ragione, ti ho disturbato, chiedo venia. Sta ancora inseguendo? No, meno male, si stancano molto in fretta. Questa è una femmina 127, è lei, allora va bene che lei ci insegua, va benissimo signora. Lei stava facendo benissimo, scusi, sono io che ho sbagliato. Lei stava facendo la cosa giusta. Che bellina, ciao, seguimi, aia, aia, seguimi senza farmi troppo male, per favore, abbi pietà. Rallentiamo e acceleriamo. Rallentiamo e acceleriamo. Oh, 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 aspetta, 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 aspetta. Aspetta. Ok, ok. Piano, 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 ma non troppo. Piano, ma non troppo, piano, ma non troppo. Ok. Via, 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 chiudi, 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 chiudi. Ok, c'è, aia, aia. Oh, un colpetto ce lo riusciamo a prendere sempre in faccia, eh. Non c'è verso. È inutile che te la prendi con la gabbia. Sei tu gnubba che ci sei finita.
non puoi avere fame adesso, Ginetto, dai. Sempre nei momenti peggiori, eh. Non sta ancora facendo comparire tutte le cose brillantinose, però, eh. Quanto ci vorrà? Vabbè, l'altro in effetti, prima di metterlo in gabbia, gli avevamo già sparato un bel po' di dardi, un bel po' tanti. Ma veramente tanti, quindi ci sta. Aia, aia, ma non puoi avermi colpito, ma sono troppo lontano. Ma c'ho l'attacco a distanza, ma scusa. Ma da quando? Rido molto se ora riesce a distruggere una parte della gabbia a uscire. Che la sto prendendo in giro tutto il tempo. Quindi oltre al danno la beffa, mi sa che non è contenta la signorina, la vedo un pochino nervosetta. Ci sta volendo un'eternità di tempo, ci sta volendo, ci stanno volendo un sacco di dardi. Ti prego, svieni. Cioè, c'è morto un altro così, lo sai? Ok, ok, finalmente, finalmente. Ormai dovrebbe volerci poco a sto punto, giusto? Quando iniziano a comparire ste cose, vuol dire che sta per svenire, giusto? Giusto, sì, sì. In teoria, in pratica, boh. In pratica devo capire che cos'è sta cosa che compare. Non l'ho letta da nessuna parte io. O magari l'ho letta e me ne sono dimenticata. Probabile, possibile, non sarebbe strano. Non sarebbe la prima volta, soprattutto, che succede una cosa del genere. Oh, alleluia, alleluia. Ci sono rimaste 40 dardi ci sono rimasti, eh. Vabbè. Bellina, anche lei bellina. Aspetta che ti do pappa, aspetta che ti do pappa. Non riesco ad accedere, non riesco ad accedere, ok. Sì, tieni, pappati questi. Allora, 5 dovrebbero bastare, abbiamo detto. Gliene metto 6 per sicurezza, per tranquillità mia. Ok, bene, bene. Quindi ora... ma io c'ho ancora le stelle del parasauro, non mi servono a niente. Del paraceratherium. Va bene, io direi che la lascio qua da domesticarsi, tanto non dovrebbero esserci problemi, anche con l'altro è andato tutto bene. Quindi, sì, facciamo così. E mi sa che ci andiamo già a cercare la coppia di Limantria. Mi sa di sì, mi sa di sì. Cerchiamo di ottimizzare un po' i tempi, anche perché poi io tutte queste bestie le vorrei far accoppiare, quindi c'è bisogno di tempo per fare tutto questo. Vieni, Crypto, allora aspetta, fammi vedere, intanto dardi ne abbiamo 40, sì. Ti metto le sellucce qui. Questo me lo piglio io. Quindi la falena versione crystal rilascia delle spore allucinogene, tipo i funghi di Aberration. L'effetto è quello, ti sembra di soffocare. No, ma spriluccica anche qui! Ma è troppo carina! Cacchiarola, aspetta, aspetta. No, 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 no! No, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Lo sapevo che ci sarei finita in bocca. No, guarda cosa... Ma guarda che casino che ha fatto, ha dato fuoco a tutto! No, 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 via, 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 prenditela con qualcun altro, dai!